Buongiorno ragazzi, buongiorno. Oggi ultimo giorno a Cortina, infatti stiamo preparando la valigia e tutte quante le cose perché torniamo a Trieste, perché poi partiamo domani per Amsterdam, ma ho una super super sorpresa per voi. Preparatevi, siete pronti? Siete pronti? Ta-da! Ta-da! Non ho mai visto così tanta neve in vita mia, sta nevicando tantissimo, cioè guardate che roba. È proprio tipo Winter Wonderland. Peccato che non abbia nevicato prima, nel senso in questi giorni che eravamo qua, perché adesso dobbiamo metterci in strada con la macchina, però sono troppo contenta. Guardate quanta neve. Wow! Che peccato andare via. Uvedo, sei contento che nevica? È la cosa più bella, è la cosa più Sì. bella e purtroppo noi andiamo via. Lo so, poteva nevicare prima, mannaggia. Cioè, guarda che roba! È tipo una cosa da cartolina! Guarda che roba! Questo albero tutto bianco quando mi sono svegliata. E la nostra Beh, macchina? è la nostra macchina! Non si vede più il colore, ancora un po'. E allora, vuole raccontarci che cosa è successo qua? Signor Patatone? Signor Ieri Patatone! ho Sì. sciato molto Ah, bene. molto Sì, bene! molto Ah, molto bene. bene! Poi dopo Brutto Patatone! praticamente mi sono ingarbugliato in una cunetta e praticamente sono andato giù con la faccia per terra. Praticamente Ah, mi sono un po' graffiato un qua. po', avevi tutto livido anche qua. Boh, non ce l'ho più, dai. Brutto patatone. E boh, ma quello, il cadere, succede, si fa, non c'è Certo, si problema. fa, si fa. Sì. E cosa ti ha detto l'ortopedico? Di Non mi sciare? ricordo. Non ti ricordi? Ti ha detto di sciare solo sulle piste dritte, blu e verdi. Dove sei andato? Rossa e nera. Bravo! 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 Brutto patatone. Allora, cosa facciamo adesso? Niente, finiamo di preparare la valigia e cerchiamo di smuovere la macchina. Forse. Ma facciamo sicuramente. Facciamo? E io voglio andare assolutamente in un ristorante in riva al lago che c'è un panorama bellissimo. Magari rimarremo incastrati nella neve. Oh, guarda, c'è qualcuno che sta uscendo. Ma ci sono. Ma riuscirà? Non lo so, da vedere. Cioè, come fai a camminare nella neve? Vedi quanto è alta? Boh, ce la faremo, Ma dai. saranno È 15 centimetri. 4x4 la nostra macchina. Gomme neve, 4x4, gomme neve completamente lisce, ma ce la faremo! No, sono lisce, non sono Sono lisce. lisce, eh? Ci hanno detto che dobbiamo Sono a assolutamente posto. Sì, cambiarle. ma perché sono vecchie, per quello. Ah, ecco, appunto. Perché, sì, ma quello non c'entra con la neve. C'entra con l'asfalto, cioè quando piove. Praticamente non sono talmente dure che non tengono più. Ah, benissimo. Beh, Sì, rassicurante. sì, ma non Rassicurante, con la neve. Con la fantastico. neve siamo a Ah, posto. ok. Vabbè, con la pioggia no, ma con la neve siamo a Basta posto. andare piano. Beh, benissimo. Questa è la situazione in macchina. Tomas è riuscito a pulire il parabrezza, siamo letteralmente circondati da quanto? Un metro di neve? Mezzo metro di neve? Anzi, come un 30 centimetri. Come 30 centimetri? 20-30 centimetri. Solo? Sì. Sì? A me sembra tantissimo, guarda, sta già attaccando di nuovo. Ok, proviamo a partire. Siamo da 20 minuti che cerchiamo di uscire dal parcheggio, ci siamo girati in tutti i modi, la macchina non ce la fa. 4x4 comunque non ce la fa, non sappiamo più cosa fare, il ristorante ormai è chiuso e non sappiamo veramente cosa fare. Siamo venuti in un ristorante per la strada, abbiamo preso un tagliere di salumi con i formaggi come antipasto e questa è la vista. Oddio, non si vede niente. Ok, forse così si vede un po' di più, ho abbassato l'ISO. Guardate quanta neve. Io ho preso come secondo il pollo, insomma la cotoletta con le patate al forno, che bella la presentazione, e Tomasz invece ha preso come al solito il filetto ai ferri. Bello? Hai tutti i capelli bagnati.
Anch'io mi sono fatta tipo il una specie di, come si dice, bun in inglese, una specie di chignon improvvisato, perché ho i capelli tutti bagnatissimi. Comunque, buon appetito con questa vista con la neve. E come dessert, Tomas, niente? Niente? Niente dessert, no. Perché? Non mi va. Non ti va? Sei messo a dieta? No, no. Mangerai il tronchetto dopo a casa? Non mi va. Ok. Al limite mangerò dopo a casa. So. Tronchetto. Io invece ho preso il tortino al cioccolato, che dovrebbe avere cioccolato caldo, tipo fuso all'interno. Sembra molto bello. Intanto fuori si sta facendo buio piano piano. Lo continua a nevicare o no? Sì, 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 continua. Comunque nevicherà tutta la notte. Tutta la notte? Mamma mia. Fino a domani mattina. Mamma mia. Domani mattina probabilmente avranno il doppio di neve. Quindi nessuno si muoverà praticamente con la macchina, è impossibile. Che bello. Per quei paesini di montagna tipici con la neve, bellissimo. Sera con poi non parli mai, se ti nascondi come me, basta e canta, basta e canta, corro nel vento e canto. Siamo tornati a casa, siamo tornati a casa, Garudever, Garudever, ma guardalo, Garudever. Signor Garudever, dove mi porti? Dove mi porti? Sì, mio piccolo carino, Runo Bianco, mi sei mancato tanto, tanto. Cattino Runo Bianco. E la gatta? E dove la gatta? Non viene mai a salutare la gatta. Non ha tempo la gatta indaffarata. La gatta stellina. Sì, il piccolo carino Runo Bianco. La gatta? Oh, gatta Stellin! Ciao, gatta Stellina, anche tu mi sei mancata tanto. Gatta scoiattola. Gatta scoiattolina. Sei bellissima. Sei bellissima. Sei bellissima. Gatta Stellina. Gatta Stellina. Situation è caotica, siamo tornati da poco. Io ho filmato un video per il mio canale, anche se non dovevo per forza filmarlo, perché già un video per domani ce l'ho, che siamo in viaggio, ma ci tenevo. È un discorso sul cyberbullismo, a cui era da un po', cioè ci tengo molto, quindi era da un po' che volevo filmare un video su questo tema, e quindi mi sono sentita di farlo subito questa sera. E sono contenta perché domani partiamo per Amsterdam, ma ripeto, la situazione è molto caotica perché sto facendo una valigia e per il momento è tutto un po' un casino. Allora qui questo è il bagaglio che imbarco, ci sono quindi tutti i vestiti. Qui c'è il gatto Denver che imbarchiamo anche. Vieni anche tu, caro Denver. Tu ad Amsterdam ci sei stato già. Tu sei di Amsterdam. Gatto Denver è un gatto di Amsterdam. Gatto Denver è un gatto olandese. Ecco perché parla strano, capito? Tu sei un carino Runo Bianco. E un po' arancione. E queste invece sono le cose che porto nel bagaglio a mano. Quindi ci sono anche i gioielli, che non mi fido a lasciare nel bagaglio da stiva visto quello che mi è capitato. Queste sono le mie calze fichissime con l'arena e i cosi antiscivolo sotto, e il computer mi serve ancora per fare il montaggio, dopodiché anche questo andrà nel bagaglio a mano, così anche nel in aereo posso montare video. Qui c'è il beauty case che è praticamente ancora pronto da Cortina, e la borsa che avrò domani credo per viaggiare. Continuiamo così, di là c'è Tomas che sta facendo la sua valigia, direi che siamo a buon punto. E guardate che cosa mi è arrivato, volevo farvi vedere quando sono tornata a casa, ho trovato questo pacchetto che era di Benefit e ci sono tre, mi sa che si chiamano cracker questi, sono tipo delle mega caramelle, Perfection Accomplished, poi c'è la Happy Hula Days, i nomi di Benefit sono pazzeschi, e You're Real Sexy, wow, vediamo che cosa c'è dentro. Allora, se riesco con una mano a controllare... mi sa che c'è anche un gioiello, vedo qua. Che interessante. Sì, che carino, oddio. C'è questo braccialetto con il cuoricino. E poi... un mini The Real. Io amo i mini size. Cioè, io sono fissata con i mini size. Poi vediamo cosa c'è qua. Ah,
questo ce l'ho già. Questo è il braccialettino con l'ananas. E poi c'è una mini hula da viaggio. Che carina, che carina. E poi vediamo che cosa c'è qua. No, un mini The Professional. E poi un altro braccialettino. Che cosa ci sarà? Non è per niente facile con una mano, eh? Sì, c'è un altro braccialettino. Che carino. C'è un sole che sorride, che bello. Ah, è in tinta. Adesso ho notato, azzurro è azzurro, prugna è prugna e nero è nero. Che figata. Grazie Benefit, perché sono dei super super regalini. Si mette a fuoco, ok. Super super regalini. Happy. Ok, stiamo preparando la cena, che sarà una pasta con 4 formaggi improvvisati che volevamo finire prima di partire, perché poi altrimenti scadono, quindi è meglio, specialmente quelli che erano già aperti, è meglio finirli oggi. E come pasta abbiamo le pennette integrali. E gatto Denver. Che risponde sempre. Sì, piccolo carino rudo bianco, mi sei mancato e mi mancherai, piccolo carino rudo bianco. Sì, so. Siamo sempre via ultimamente. Questo povero carino rudo bianco cosa deve fare? Cosa deve fare questo povero carino rudo bianco? Ci siamo. Io sale come al solito. Buon appetito, Puppetto. Grazie del tanto, Mishka. Da allora, dove dobbiamo andare? Che concerti? Allora, noi dobbiamo andare a... Non ho detto quando. Diciamo nel 2018. Ma 2018-19, diciamo. Sì. Proveremo ad andare... Qualcuno può spararmi cortesemente, grazie. Grazie. Ai concerti di... Concerti di... Artisti italiani. Sì. Ecco. Quelli che mi piacciono molto sono Ligabue, Jovanotti, Elisa, questo ci piace, Laura Pausini. Sì, così poi ci suicidiamo tutti in massa. Arriva qualcuno a casa dai concerti della Pausini o si suicidano tutti là? E poi ti sei dimenticato Vasco e Green Day, giusto? Questo è il tuo gusto. No, Vasco e Green Day. Giusto? Andremo perché la vuoi tu e andremo, te l'ho detto che andremo. Ok, almeno non ci suicidiamo ai concerti di Vasco dei Green Day, cerco di capire. Comunque adesso la mia missione sarà far imparare le canzoni di Vasco a Tomas. Perché io vorrei tanto andare al concerto di Vasco, che è, dov'è? Non mi ricordo, dov'è? A Padova? Padova? In primavera, quando è estate, boh, so che è il concerto a Padova se non sbaglio. Noi dobbiamo assolutamente prenderci i biglietti ed andare. E quando arriveremo in concerto tu devi sapere tutte le canzoni a memoria. Ma dai. Tutte! Di che te le impari tutte a memoria. Cercherò. No! Di che le impari tutte a memoria. Cercherò di impararle. Dai! Le impari sicuro. Ma dai, invece tu che imparerai. Didi sì! Invece tu che imparerai i cartoni di Liga. Ah, già le so. Sì? Sì, mio malgrado. Però qua io Vasco e lui Liga, ragazzi, cioè ce n'è per tutti, insomma. Allora ragazzi, vi dico io, allora lei comunque le piace anche a lei Ligabue, infatti andiamo a vedere tutte e due questo in concerto. Piuttosto che andare in concerto sto anche a casa, nel senso. No, no, ti dico subito una canzone che mi piace adesso. Un po' di più davvero. Ho perso le parole, pure ce le avevo qua un attimo fa. Volevo dire cose che sai, che ti dovevo, che ti dovrei. Dimmi! Credici un po' di più davvero. Figo perché a Tomas dai un input e lui parte. Gli dite, come ti ho detto prima, ho perso le parole e lui è partito. Eppure ce le avevo qua. Aspetta, riproviamo. Certe notti la macchina. Macchina calda. E dove ti porta lo decide lei. Quelle notti la strada non conta. Quello che conta è sentire che puoi. Scusa un attimo, no, ma tu sei così fan di Liga e io sono le canzoni e tu no. No, mi pare che sei meglio tu. Infatti. Io le conosco tutte, però non mi ricordo bene le parole. E poi cos'era un'altra di Liga?
balliamo sul mondo, va bene qualsiasi unità. Musica. Cadremo ballando, no, nessuno si ferirà, faremo fandango, balliamo sul mondo. Sono belle queste canzoni. Voglio una vita spericolata. Voglio una vita come quella del film. E di chi è questa canzone? Questa? Diga, no? Vuoi, no, è di Vasco. Però vedi che ti piace? Vedi che ti piace la canzone di Vasco? Ok, ragazzi e ragazze, dopo questa cena veramente tardi, noi andiamo a nanna perché abbiamo finito di fare le valigie e io devo assolutamente mettermi a montare questo video in modo da poterlo caricare prima di viaggiare domani, perché sono in viaggio, quindi se no non lo posso caricare. Ma vi mando un bacio enorme anche da Tomas, che sto continuando ad ascoltare canzoni di Ligabue. Un bacio grandissimo e a domani con un nuovo video. Ciao!